Ciao bambini, sono Alessandra di Cantiere Lettura e quest'anno per Natale abbiamo deciso di leggere per voi delle belle storie. Io vi leggerò Il pacchetto rosso. Iniziamo insieme? Nevica e il vento è gelido. La nonna è andata a prendere Anna alla stazione e la tiene stretta per mano, poiché è un po' faticoso camminare nella neve fresca. Anna è tutta contenta di essere nuovamente con la nonna e rivedere la sua graziosa casetta. È bellissimo trascorrere le vacanze di Natale dalla nonna. Sa raccontare tante stupende favole, inventare i giochi più divertenti. E ogni volta che Anna viene a trovarla, le regala un nuovo libro o un album per disegnare. Ogni mattina Anna e la nonna si recano insieme al paese. Lì Anna vorrebbe giocare con i bambini, mentre la nonna fa la spesa dal panettiere e dal lattaio, ma i bambini hanno le facce annoiate e non ne hanno alcuna voglia. Anna è un po' triste, anche la nonna è un po' triste. Finisce presto di fare la spesa, poiché nei negozi non vi è nessuno che abbia voglia di scambiare due chiacchiere, nessuno che abbia tempo per qualche parola gentile. Sulla strada del ritorno verso casa la nonna tace. Anna capisce che sta riflettendo. Il pacchetto è pronto, Anna, dice improvvisamente la nonna quella sera stessa. Anna alza gli occhi dall'album da disegno. Anna chiede per chi è e che cosa contiene. Ma la nonna dice che il pacchetto rosso è un segreto. Il giorno dopo, Anna e la nonna escono presto di casa con il pacchetto rosso. Lungo la strada incontrano il guardaboschi. Vive da poco tempo nel villaggio e tutti sanno che è solo. La nonna gli si avvicina e gli porge il pacchetto rosso. Che cosa devo farne? Domanda il guardaboschi, colto di sorpresa. È per lei, dice Anna, ma non lo apra, altrimenti andrebbe perduto tutto quello che vi è dentro. Il guardaboschi è pieno di stupore. Che cosa mai contiene? Chiede. Fortuna e felicità, dice la nonna, stringendogli la mano. Hai visto com'era contento, nonna? Dice Anna. Torniamo a casa a preparare altri pacchetti uguali a quello? La nonna scuote la testa e sorride. No, Anna, uno solo basta. Finalmente anch'io ho degli amici in paese, pensa il guardaboschi mentre riprende di ottimo umore il suo cammino. Quando lo spazzacamino lo vede arrivare, cerca di nascondersi. È timido, poiché i bambini lo prendono in giro. Ma il guardaboschi gli si avvicina e gli porge il pacchetto rosso. Tieni, è per te. Questa volta sono io che porto fortuna. Oh, grazie, dice lo spazzacamino arrossendo. Finalmente ho anch'io un amico in paese, pensa lo spazzacamino, felice. Ora non si nasconde più e sorride alla gente. Mentre sta lavorando sui tetti, vede attraverso la finestra la piccola Antonia. Non sei a giocare? Sei forse ammalata? Le chiede. È così, Antonia ha l'influenza. Lo spazzacamino le porge allora il pacchetto rosso. Non lo devi aprire, ma è miracoloso. Vedrai che guarirai presto, la rassicura. Antonia ha nascosto il pacchetto. Chi lo trova può tenerlo, dice agli amici venuti a trovarla. Ma non bisogna aprirlo. I bambini, emozionati, frugano dappertutto. Finalmente Elena scopre il pacchetto sopra l'armadio e lo porta a casa sua. Nascosti in cantina, i bambini, curiosi, vorrebbero aprirlo. Stefano gira tra le mani, il pacchetto lo scuote, mentre Elena non resiste e tira un po' il nastro. Ma, improvvisamente, davanti alla finestra, si sente qualcuno gridare disperato. È mio padre, dice Martina. Sentite odore di fumo? Poveretto, sarà bruciato il pane. Lena si precipita subito dal panettiere e gli dà il pacchetto rosso. Porta fortuna, gli dice. Tuttavia, il panettiere non lo tiene a lungo. Lo passa con la pala alla moglie del falegname, che teme di rimanere senza pane. Domani ci sarà di nuovo pane fresco, la tranquillizza sorridendo. Durante la notte, la moglie del falegname sente piangere nella casa dei vicini. Siete preoccupati per i vostri figli lontani e non riuscite a dormire? Chiede loro dopo essere uscita sul balcone. Ecco un pacchetto magico, ma non apritelo. Porta fortuna e felicità. Il giorno dopo Anna e la nonna si recano nuovamente in paese.
Ora si sentono allegre chiacchiere venire dai negozi e i bambini hanno tutti tanta voglia di correre e giocare. Anna va sulla slitta con Stefano, mentre gli altri costruiscono insieme i pupazzi e ridendo si tirano palle di neve. Un uomo viene a sedersi vicino alla nonna e le racconta che cosa è successo qua e là e di come la gente è più felice grazie a un misterioso pacchetto rosso che non si sa da chi e da dove venga. Sa, le spiega, non lo si deve aprire ma porta fortuna a tutti coloro che lo ricevono in regalo. Le vacanze purtroppo sono terminate e Anna deve ripartire. Vacanze così emozionanti non le aveva mai passate prima e si rallegra già pensando a quando tornerà. La nonna invece è un po' triste, senza la nipotina si sentirà un po' sola. Intanto alla stazione sono arrivati nuovi amici di Anna per salutarla. Subito però i bambini si accorgono che la nonna è triste. «Ecco un bel pacchetto rosso», le dicono. «Non lo si può aprire», dice Stefano, «ma porta tanta felicità», aggiunge Maria. Anna batte le mani. «Avevi ragione, nonna, uno solo bastava. E non sarai più triste, perché ora anche tu hai tanti amici».